Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro più gufo cari followers. Buon pomeriggio a tutti voi, spero che stiate bene, spero che le vacanze siano ancora in progress, che vi stiate divertendo, vi stiate rilassando, se così non fosse, se siete tornati al lavoro avete tutta la mia solidarietà, così come avete tutta la mia solidarietà se siete dei cartonati ragazzi, perché purtroppo è una cosa inguaribile. Scherzo cari follower, scherzo, è spotto calcistico, non state sempre a piangere. Ma quello ha detto così e quello così, è uno spotto calcistico ragazzi. Ovviamente noi qui parliamo male della Cartonese. Se voi andate nei canali interisti e nei canali milanisti, parleranno male delle altre squadre, eccetto che della propria squadra. È normale, il mondo funziona così ragazzi. In ogni modo, prima di iniziare, oggi vorrei parlare comunque di calciomercato, andremo a vedere quello che sta succedendo in casa Cartonese, perché ragazzi i cartonesi non ci stanno, giustamente attaccano, ragazzi su Instagram mordono, sono alle caviglie ragazzi, vediamo un po', andiamo a vedere quello che loro ci vogliono dire. Però followers, prima di iniziare vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale, vorrei che lasciaste anche un like se vi piace il video, poi ragazzi se non vi piace e neanche volete iscrivervi al canale siete liberi di farlo, poi però non vi lamentate se Peppino Chinè ve lo sguinzaglio io alle calcagna, vediamo un po' poi se ridete senza fare l'iscrizione al canale del Gufo. Followers, prima di iniziare vorrei salutare un utente, si chiama Giuseppe Flaco, io l'avevo salutato in un altro video, gli rinnovo i miei saluti, un abbraccio virtuale, spero che le visite domani siano comunque delle visite positive, lo spero tantissimo che tu possa risolvere questa situazione che hai in casa. Io comunque accetto l'invito che mi avevi invitato a prendere un caffè vicino a Lecce, io accetto, il Salento mi piace tantissimo, non so quando riesco a venire in Italia, però la prossima volta che vengo in Italia prepariamo un caffè insieme e ti vengo a trovare Giuseppe, un abbraccio grande. Followers, parliamo di cose importanti. Attenzione perché Cuadrado, Juan Guillerme Cuadrado, detto Cuadrado, quello che giocava alla Juve, adesso ragazzi cambia di casacca e si è a casa con l'Atalanta. Ragazzi, io l'anno scorso sono stato un po', come posso dire, non dico triste, però c'è stato un po' di delusione perché Cuadrado comunque non è entrato mai in forma, ha giocato poche partite, sicuramente perché la rosa della Sufu Inter di Milano è una rosa abbastanza forte, quindi magari lui non giocava. Però vedete che adesso lui si è a casa con l'Atalanta, è un giocatore di esperienza, ha i suoi annetti, è un po' logoro vista l'età, però comunque farà comodo alla rosa dell'Atalanta. Io vi devo dire una cosa cari followers, a me l'Atalanta fa paura e non fa paura. Fa paura dal punto di vista proprio numerico, perché loro hanno comprato tanti calciatori e hanno tanti calciatori in tutti i ruoli. Calciatori però ragazzi che nonostante Gasperini possa spremere come un limone tutti i calciatori che gli passano tra le mani, secondo me loro hanno preso dei calciatori comunque modesti. Per esempio uno di questi è Cuadrado, che alla Juve era un signor calciatore, però adesso è un po' avanti con l'età, così come hanno preso Zaniolo, hanno preso Retegui, questi calciatori secondo me sono forti ma non sono dei campioni, quindi loro comunque hanno una rosa molto competitiva, anche dal punto di vista numerico sono superiori a noi proprio per numero di calciatori, per le opzioni che hanno. Però ragazzi, secondo me non ci fa paura l'Atalanta, noi ce la possiamo giocare, poi resta sempre comunque una squadra temibile, noi quando affrontiamo l'Atalanta dobbiamo dimostrare di essere la Juventus, dobbiamo giocare da Juventus, sarà una partita difficile quando le affronteremo, però ragazzi a me devo dire che fanno paura e non, ripeto, proprio dal punto di vista della loro rosa, dal punto di vista numerico della loro rosa. Followers, ci arriva questa notizia che praticamente ha parlato il procuratore di Osimhen, quello che fu comprato in maniera, in forma proprio illegale, quello che quando lo acquistarono hanno rubato, perché hanno rubato una ventina di milioni, lo hanno comprato, hanno vinto il campionato con in rosa e in campo e capocannoniere un calciatore dell'acquisto illegale, quindi quei pochissimi tre scudetti andrebbero tutti e tre revocati. Ricordate ragazzi lo scandalo di tutto quello che è successo lì
droga in campo, monetina in testa da Le Mao, e adesso si aggiunge quest'altro scandalo, a parte che fu uno scudettino politico comunque donato a loro, perché la FIGC aveva deciso che per recuperare terreno ogni anno deve vincere una squadra diversa. Però a prescindere di tutte queste storie, ha parlato proprio il procuratore di questo calciatore che fu acquistato, ricordiamo ancora una volta, in una maniera illegale, rubando una ventina di milioni, ma questo è un altro discorso. Attenzione, perché ci dice Osimhen, quello dei 20 milioni rubati, è un giocatore del Napoli con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Reciproca nel senso vostra, tua e del calciatore. Il procuratore e il calciatore hanno la soddisfazione. Aurelio De Piangentis un po' meno. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto, non è un pacco. Allora, pacco dal punto di vista calcistico no, però per il Napoli è un bel pacco, direi, visto che comunque ha un certo tipo di stipendio con reciproca soddisfazione, sia la soddisfazione del calciatore che la soddisfazione del suo conto in banca. Però alla fine, ragazzi, dice non è un pacco, secondo me è un pacco. E alla fine, se Aurelio De Piangenti si sta facendo questi acquisti, conoscendolo che lui praticamente è un dinosauro, voi conoscete il tiranno sex, il tauro sex, quel dinosauro che c'ha il braccio corto, così lui praticamente quando deve prendere il portafoglio, il braccio è corto e non ce la fa a prendere il portafoglio dalla tasca. Quindi se lui sta spendendo questi milioncini adesso che vorrebbe comprare Tominai, vorrebbe McTominay, vorrebbe comprare questo Gilmour, compriamo questo, compriamo tutti, cioè, secondo me perché lui ha pensato di vendere Osimhen. Però adesso vedete che Osimhen rifiuta la destinazione in Arabia, offerte in Italia non ci sono, e adesso i piagnapoletani iniziano a fare propaganda, a dire ma il Milan ne ha bisogno, magari il Milan per 50 milioni glielo dia. Secondo me il prezzo giusto per comprare Osimhen, secondo me, dovrebbe essere una ventina di milioni, e vi spiego anche perché. Noi prendiamo tre persone, li chiamiamo Ciccio Palmieri, Ciccio Liguori, Ciccio Manzi, glieli diamo e loro sono obbligati a cederci il calciatore gratis, visto che questi tre pizzaioli, per forza di cose, per la par condicio, se giustizia sarà fatta, questi tre pizzaioli con questi tre nomi valgono 20 milioni. Quindi, secondo me, il valore è... A parte gli scherzi, ragazzi, vedremo un po' come andrà a finire, perché adesso Aurelio De Piangentis si ritrova sul groppone questo calciatore fuori rosa, con uno stipendio faraonico, perché lui l'anno scorso disse «Ah, quelli dell'Arabia, nemmeno una gamba li vendo per 120 milioni, mi devono dare i miliardi!» E adesso se lo ritrovi in casa, ragazzi, senza sapere, vediamo un po' se continuerà in tribuna. Followers, attenzione, perché... dobbiamo parlare lato cartonese, attenzione, perché in casa cartone c'è Biasin, Fabrizio Biasin, che giustamente, ragazzi, lui fa il suo sport preferito, lui che lo ha sempre fatto praticamente, mette le mani avanti. E non mi dite che la SF Inter di Milano è l'unica forte, il Piagnapoli e la Juve hanno speso 100 milioni, in attacco ieri giocavano Thuram e Taremi, che sono due scarti del Milan. Attenzione. Allora, se noi dobbiamo parlare come hanno parlato proprio loro i cartonati, se noi dobbiamo parlare proprio come ha parlato Acerbi, che è un cartonato che fa parte della sua squadra, allora noi dobbiamo fare due cose. Acerbi ha ragione o non ha ragione? Perché quando ha parlato Acerbi lui ha detto ma quando voi parlate dell'Inter che ha fatto tanti acquisti, no! Non è l'Inter che ha fatto tanti acquisti, perché noi tutti quelli che abbiamo comprato abbiamo fatto tante cessioni. Negli ultimi anni è la Juve che ha speso tanti soldi. Allora, Acerbi adesso ha ragione. Quindi, caro Fabrizio Biasin, detto Salice Piangente, tu in questo caso devi fare una cosa. Devi ascoltare quello che ti disse l'anno scorso Acerbi. Quindi tu devi dire, ma la Juve... ha fatto tante cessioni, quindi non si può dire che ha speso 100 milioni. La Juve non ha speso proprio un milione, ha speso la Juve, perché se facciamo i conti tra quelli che abbiamo speso
e quelli che comunque abbiamo ricevuto incassando dei calciatori, noi abbiamo fatto, come diceva Cerbi l'anno scorso, 1 milione abbiamo speso. E il Piagnapoli ha speso un sacco di soldi, però se il Piagnapoli vende Osimhen devi stare muto e non puoi uscire con queste storielle, perché se l'anno scorso valeva questa storiella che ripetevate a ruota voi sotto al naviglio, quest'anno lingua nel teretano e non puoi dire queste bargigiate. A parte che lui dice che in attacco giocavano Thuram e Taremi, che sono due scarti del Milan. Scarti del Milan non sono, il Milan ha provato a prenderli, però siccome voi della Marotta League non si sa come avete preso questi soldi per pagargli uno stipendio più alto rispetto a quello che offriva il Milan, alla fine sono venuti alla cartolina. Chissà come mai l'ultimo vostro acquisto di mercato risale a prima che venivate pignorati, perché giustamente Marotta ha detto: qua noi il prestito non lo restituiamo, possiamo spendere quello che vogliamo prima che arriva il pignoramento, avete preso questi qui a parametro zero, perché altrimenti nemmeno quelli riuscivate a prendere. Quindi, caro Biasi, il fatto che adesso la Juve ha speso, no, se l'anno scorso la SFU Inter non aveva speso perché noi abbiamo fatto l'eccessivo, vale anche per la Juve. Quindi stai muto, non inventare storie. Alla fine, ragazzi, sono cose che succedono. Ti inventi storielle e poi ti ritorna tutto indietro come un boomerang. Attenzione followers, perché c'è un piccolo problema. Si parla di Peppino Chinè. Io vi voglio far leggere questo stralcio che abbiamo trovato sui social. Attenzione che dice La Verità, questo quotidiano che io non seguo, La Verità, qua ci dice che il procuratore federale Peppino Chinè da oltre un mese ha sulla scrivania, ve lo voglio far leggere, Peppino Chinè ha da oltre un mese sulla scrivania, dal 23 di luglio, un esposto dell'Ajax per il trasferimento di Luka Topalovic. Chi è questo qua? Topalovic. Un calciatore, diciamo. Nella trattativa sarebbero coinvolti due broker italiani che non risultano iscritti all'albo degli agenti FIGC. Io, ragazzi, ho letto questa cosa, ma non so che cosa vuol dire. A me mi ha accennato questa cosa George, il quale lo saluto perché lui ogni tanto viene a commentare sotto al canale. Mi ha detto George, ha detto: guarda che si è riscontrata questa cosa, che loro hanno fatto questo acquisto, alla fine un acquisto non valido, eccetera eccetera. Io non so adesso che cosa si rischia, non so adesso che cosa succede, però andiamo a vedere, questa è la notizia. Non so veramente che cosa succede, se ci sarà comunque una piccola multa, un deferimento agli agenti, non lo so, ragazzi, che cosa vuol dire. Poi non è che noi ci possiamo pure scandalizzare, visto che Topalovic non è che dice hanno comprato Messi, alla fine di Messi hanno comprato solo l'ologramma, però anche l'ologramma sarebbe stato più forte di Topalovic, quindi vediamo un po'. Non mi pronuncio per queste cose. Mi pronuncio invece, ragazzi, su Antonio Cassano. Attenzione, perché Antonio Cassano aveva fatto dei pronostici, aveva detto che la Juve arriverà quinta o sesta, perché la Juve non si qualifica in Champions League. Quindi, ragazzi, io vi avevo detto quel giorno, non vi preoccupate, se lo dice Cassano, noi una cosa è certa, tra le prime quattro arriveremo. Seconda e terza arriveranno il Milan e la Roma, e vedete, ragazzi, che ci ha azzeccato di brutto. Come stanno andando le cose? Voi mi direte, va bene, ma sono ancora le prime giornate, Yugo. Lo so, però vedete che lui si fa vedere comunque subito, parte bene, Antonio Cassano, parte bene. Lui ha rovinato praticamente la storia calcistica di quest'anno, sia della Roma che del Milan, perché vedete che stanno andando male. Ad ogni modo, followers, io vi devo dire una cosa, in tanti stanno sbeffeggiando sulle... Stanno dicendo, ma Sulè alla fine, vedi, nella Roma non ha toccato palla, bla bla bla. Sulè era un bel calciatore, un bel giocatore, quando giocava nel Frosinone. Per il tipo di gioco che aveva il Frosinone, lui era messo in risalto e giocava bene. Nella Roma non è che è colpa di Sulè adesso. Se la squadra non va bene, tutta la Roma comunque non gira, e Sulè sta facendo male. Abbiate fede nell'allenatore dei Rossi e vedrete che le cose si sistemano. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi volevo ricordare il momento tenerezza. Fate l'iscrizione al canale. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta di domani. Chi non si iscrive al canale è un Antonio Cassano.